I napoletani chiedono maggiore sicurezza stradale, il potenziamento delle zone a traffico limitato e il potenziamento del trasporto pubblico. È quanto è emerso dall'indagine dell'IPR Marketing sulla sicurezza stradale in tre città italiane, Napoli, Roma e Milano. Mi viene da sorridere perché dai dati dell'indagine emerge il programma del sindaco, ma è precedente alle nostre scelte, ha detto De Magistris. È un dato però confortante che i cittadini chiedano maggiore aree pedonali, aumento della ZTL. Il nostro obiettivo è proprio quello di chiudere alle auto la città. A breve lo faremo con Corso Umberto. Il primo cittadino ha sottolineato le scelte del comune in tema di mobilità e che ciò sono avvenute nonostante i tagli del governo e soprattutto non hanno comportato l'aumento dei costi dei servizi. A novembre iniziano i lavori della più grande pista ciclabile del Mezzogiorno, ha detto De Magistris. Faremo 20 km di pista da Bagnoli a San Giovanni. Inoltre potenzieremo il servizio di trasporto pubblico fino a dopo mezzanotte e garantiremo la presenza della Polizia Municipale fino alle ore 24. Altre aree a traffico limitato temporanee sono in prossima apertura, sia al centro città che in periferia. Per il periodo natalizio saranno via Epomeo a Soccavo, corso Siena a Barra e parte del corso Secondigliano ad essere chiuse al traffico. Il tutto rientra in un piano che dovrebbe agevolare il commercio cittadino, rendendo più semplice e piacevole lo shopping. A questo proposito sono diversi i provvedimenti integrati che verranno adottati nella zona fra Piazza Dante e Piazza Plebiscito, inclusi i quartieri spagnoli, ha spiegato il sindaco. Avremo i vigili urbani in strada fino a mezzanotte e nei weekend, mezzi pubblici attivi fino a l'una di notte. Ma occorre che quell'area sia viva, quindi chiederemo a bar, ristoranti, teatri, cinema di allungare le aperture, di rendere insomma bello stare per strada di sera a Napoli. Dai dati emerge che l'81% dei cittadini che vivono nella ZTL sono soddisfatti e ne chiedono l'aumento e il 75% dell'intera popolazione vuole la ZTL in città. Di contro è alta la percentuale di chi chiede il potenziamento del trasporto pubblico e l'aumento della sicurezza nelle aree a traffico limitato.